C'è tra di voi Erminio, un giovanotto bolognese che da 2 anni mi sta facendo tutte le domande possibili e immaginabili e si sta annotando tutte le risposte. Un giorno, quando vorrete sapere, messo di fronte anche a domande inverosimili, che cosa io avrei risposto? Ecco, questo sarà uno strumento indispensabile. Ma stavolta mi ha fatto una domanda di tipo generale che desidero portare all'attenzione di tutti quanti voi. Ve la leggo. La tesi reale è mortale. L'antitesi è divina ed eterna. La sintesi sarà perfetta e ciascuno avrà per come avrà liberamente deciso di bussare a Dio. Ecco, qui c'è la sintesi di quello che io dico è la vita. L'incontro tra tesi, antitesi e una sintesi perfetta. Erminio l'ha sintetizzata bene. E adesso vediamo un po' la domanda. Se in questo mondo che è tesi reale mortale si è presentato il maestro della sintesi, ecco, la domanda in sostanza è sottintesa e vuole sapere se nell'ipotesi che un maestro della sintesi, e chiaramente qui sono io coinvolto in questa opera da maestro, dice: se il maestro della sintesi si è presentato, la sua opera e la sua dottrina, che beneficio porta? Quale aspetto della vita tratta in particolare modo? Ecco, facciamo una distinzione bella precisa perché il valore da chiamare in causa ogni volta è sempre duplice. Ce n'è uno che è quello che riguarda questa tesi reale, c'è quello che corrisponde all'antitesi e c'è la sintesi, anche quando io di sintesi vi devo parlare, ma inevitabilmente in questo mondo che si svolge come una tesi. Quindi il problema è proprio tale che deve distinguere due ruoli, due maestri. Uno, il maestro della verità, dando ragione alla tesi reale, che questa è la vita reale. E allora eccovi la luce trascendente di Gesù Cristo che entra nel mondo, è in un mondo perverso, buio, costituisce una luce trascendente. Perché lo dice chiaramente: io sono luce, ma non sono di questo mondo. Se splendo è perché io ho uno splendore che trascende questo mondo. Infatti, tutto ciò che è mio in questo mondo è giudicato sbagliato, folle, addirittura pazzesco, perché io vi dico che ciascuno di voi deve sposare in questo mondo reale la propria croce. Certo, non nel desiderio di uno che si flagella così perché vuole sentire dolore. No, una croce finalizzata a. Quello che importa è il fine. Il fine è di fare il bene agli altri. E
E in un mondo in cui tutto è consumismo, rinunciare a tutto il proprio in modo che tutto il proprio bene vada agli altri. E quindi uno sceglie in questo mondo come proprio ideale di non avere. Allora, chi vuole aiutare gli altri in questo contesto dice agli altri: fate anche voi così. Tutti quanti voi cristiani, tutti, dovete idealizzare la vostra croce e non il vostro benessere. Perché se voi idealizzate un benessere qui, lo idealizzate in un mondo che non è quello definitivo, è un mondo di passaggio, e lo perdereste in quel mondo che è eterno, poiché sono opposti tra loro. Se voi qui scegliete per voi stessi la croce, nell'altro mondo avrete la vittoria assoluta su questa croce. Se voi scegliete il bene qui, nell'altro mondo andreste incontro al pianto. Allora, se io vi voglio bene, cosa voglio che voi facciate in questo mondo? Che voi viviate come tanti che sperperano la loro vita in dolcezze e bellezze e poi rovinano il loro futuro per sempre? Faccio come un genitore che pensa così del suo ragazzo: poveretto, io lo mando a scuola, perde 5 ore al giorno mentre potrebbe giocare. No, io non voglio essere così cattivo con lui da costringerlo a lavorare, a soffrire, a dover seguire gli ordini di un maestro. Io voglio che mio figlio sia libero. Va, ragazzo, va per le strade di questo mondo, sii felice. Questo genitore ama veramente suo figlio? Vede con la miopia di chi è in grado di vedere solo il tempo presente e non riesce ad andare un palmo oltre il proprio naso, che oltre quella scuola c'è un campo di battaglia in cui chi si è preparato bene vince, chi non si è preparato bene soccombe. E non mandando suo figlio a prepararsi, fa come il medico pietoso, che di fronte a un ammalato che ha una cancrena a una gamba, non gliela taglia. E così il male presto si diffonde in tutto il corpo e la persona muore. La pietà è certo un valore, ma va collocata bene. Ecco, Gesù è la luce di questo mondo. Ma illumina non il bene in questo mondo, il bene nell'altro mondo. Il bene a cui vi vuole spingere tutti è il vero bene. E il vero bene esiste in chi si sacrifica. È la scelta stessa della croce personale, il bene di ciascuno di noi. Perché è quella cosa che ti fa bene, ti fa soffrire e ti fa crescere. Ecco, Gesù è stata la luce che è entrata in questo mondo e si è mostrata come la luce trascendente che illumina l'ombra che c'è con la luce dell'altro mondo e non di questo. Gesù è il maestro della tesi, ma quando arriva il maestro della sintesi, come dice Erminio, se arriva il maestro della sintesi, che fine persegue? È lo stesso fine di Gesù figlio? Desidera essere una fonte di orientamento perché voi facciate in un modo anziché nell'altro? Vi vuole spingere a delle cose precise?
Ecco, il Dio Padre, che è quello che è al di sopra di tutto il disegno, non cerca di fare sparire il male, il dolore, la sofferenza, che non sono cose che esistono di per sé. Dio Padre ha fatto solo un progetto numerico, 11001100, e poi ha messo in condizione le sue stesse anime di sé, unico padre che ha infinite anime, in condizione di mettere in atto le singole partiture di quel disegno, affinché tra chi ha creato e chi mette in atto ci sia una comunione assoluta di intenti. Quando le anime singole si dissociano dal Dio che è nei cieli, è messo in atto qualcosa che non va bene, perché questa dissociazione tra figli e un unico padre può andare bene nel mondo reale, in cui se esiste l'uno non c'è l'altro, ma non va bene in un mondo assoluto in cui non c'è alcuna divisione, in niente, perché è sempre un tutt'uno. Figlio e padre sono aspetti diversi della stessa entità di un unico Dio. E figlio è figlio come anima di Dio in ciascuno di noi. Il Dio della sintesi, la verità che vi arriva e persegue degli scopi, persegue lo scopo di farvi capire come è la costruzione divina. Non di indicarvi a vivere in un modo consigliato da Dio. Dio si affida alle sue anime totalmente, le lascia libere affinché, come un fanciullino che deve crearsi da zero, grazie alla croce patita nella vita, ad una scelgano nel massimo rigore di verità, quale sia il rimedio contro la propria personale croce. Se venisse un consiglio, fai così, che non risulta da quella croce, ecco che ci sarebbe un disturbo, perché immediatamente questo compito di dividere i compiti in modo perfetto, in modo che ciascuno abbia il suo, è reso equivoco da certe linee di azione che il soggetto dovrebbe seguire anche se non fanno parte della sua croce. Dio questo non lo vuole. E allora ecco che la verità che si presenti in un maestro della sintesi non è chi vi sprona a scegliere in un modo che sia di tipo di scelta. Scegliere per l'uomo è avere 100 possibilità o due possibilità e scegliere una delle due. Questa è l'opera del maligno, che crea la divisione nella verità e vi porta a credere che la verità all'interno di quella cosa che è stata divisa sta in uno solo. Invece la verità sta in tutto l'insieme, è tutto vero. Di conseguenza, Dio non vi può dire: attenzione, in tutta la gamma delle vostre scelte è vero solo questo, perché immediatamente farebbe crollare tutto il suo disegno che si poggia proprio su tutto il diverso che esiste e che deve essere salvato tutto solo dalla opera personale di ogni anima che ha avuto in dono questa croce del relativo su cui, essendo una croce determinata, può determinare una risposta determinata che vada contro a questa determinazione.
Dio si avvale proprio della divisione di se stesso in un infinito essere di anime spogliate di ogni idea, anime aperte a tutto e che ancora non sanno nulla, mancano proprio del loro stesso carattere, se lo devono formare, ma sono anime di Dio, rese vergini, rese come una immacolata concezione che deve essere concepita nel senso del bene che fa vincere la croce personale del personaggio che ogni anima deve mettere in scena. Ecco che allora il ruolo del creatore non può essere parziale, non può essere un ruolo di chi divide e all'interno della divisione che ha creato sta a indicare dove è il bene. Questa cosa la fa il figlio, perché il figlio è stato messo dentro il diviso e all'interno del diviso vi segnala dov'è il polo nord. Il figlio, il padre no, il padre è il padre di tutto il disegno e per lui tutto il disegno vale, anche in quegli aspetti che il figlio vi indica come elementi negativi, perché il padre supera il disegno, lo ha fatto lui, lo fa lui, di conseguenza se mette nel disegno ipotesi di bene e di male è perché l'uomo è relativo e può essere solo relativo se nasce da zero, può solo dissociare due valori opposti dentro il suo modo di intendere, uno il male, l'altro il bene, perché se non crea questa dissociazione c'è tutto un grigiume che non è né bene né male. E allora bisogna che la logica crei l'idea del bene perché possa essere sconfitta dall'idea del bene. L'idea del male deve soggiacere all'idea del bene, ma deve accadere ad opera di ogni singolo. Il padre non si sogna di indicare dentro la gamma a 360 gradi dell'esistenza del bene e del male dove sia il bene e dove sia il male, perché per il padre è tutto bene. Anche quando abbiamo il male estremo, per il padre è un partire da quel male estremo e andare nel verso opposto, e chi parte dal male estremo può fare la risalita verso il bene la più grande che possa esistere. E quindi la condizione del male, il massimo, è il presupposto anche per il massimo possibile bene. E il padre, che organizza questa sintesi, mai e poi mai farà opera di divisione per indicare all'interno quale sia la verità, ma farà opera di unificazione, perché deve far capire che il bene è ovunque e deve riuscire a dare anche il criterio per individuarlo all'interno di una serie di comandi o indicazioni dati per esempio dalle religioni. In ogni religione c'è Dio che comanda e comanda opere che sono attribuite all'interesse divino, altre che sono legate a valori di tipo diverso, di opportunismo, di igiene, di argomenti che valgono limitatamente a un'area del mondo e non a un'altra area del mondo. Questi aspetti relativi vanno rimossi se si vuole arrivare ad avere un unico Dio che abbia in sé solo il valore di Dio e non il valore di pratiche di salute come la circoncisione, come non mangiare questo o quello,
come tante altre cose. Allora il padre viene a mostrare il valore del padre. E se questo accade in me e io continuamente esalto il padre che è in me, non esaltando in me il personaggio, ma la verità del padre, è perché io mi sono accorto della grandiosa verità del padre che opera questa sintesi. E io ci sto. Cerco di rimettere insieme le tre fedi che vengono dal Abramo, perché Gesù narrò una parabola dei vignaioli assassini e la bloccò a un certo punto. Raccontò, e vi dico anche dove si è fermato, che c'era un padrone che costruì una vigna, eresse una torre e affidò il tutto a dei contadini. E partì per terre lontane. Quando arrivò il momento opportuno, mandò i suoi servi a farsi pagare l'affitto. E quelli li bastonarono, uno lo uccisero e non vollero pagare. Allora i servi che ritornarono al padrone raccontarono la cosa e il padrone disse: "Beh, manderò mio figlio, avranno rispetto di mio figlio." Quelli, quando videro arrivare il figlio, sapendo bene che quando un padrone che non aveva figli moriva, il terreno dato in affitto ai contadini diveniva per usucapione proprietà dei contadini, pensarono: "Questo è il figlio unico del padrone, uccidiamolo, così rimane senza erede e il campo diventa nostro." E lo uccisero. E qui si blocca il racconto di Gesù e dice: "Che farà il padrone quando verrà?" Ma ecco che cosa integra in questo racconto questo messaggero che rappresenta questo maestro che si aggiunge a Gesù e vi aggiunge le cose che Gesù non vi ha detto. Ecco che cosa aggiungo io, ma non io personaggio. Io non faccio altro che riferire le cose che l'unico creatore ha scritto attribuendolo al mio personaggio. Il mio personaggio è solo opera della fantasia di Dio. Quindi non dite quanto è presuntuoso questo personaggio, oppure se volete ditelo pure, ma è un personaggio di fantasia che non esiste. Esiste solo la verità. Se è la verità, se non è la verità, non è la verità. Quindi non mettete il carro davanti ai buoi e ascoltate questa, che se è una verità la capirete, se direte non è vero la respingerete. Il padrone allora informò gli amici del figlio e gli amici del figlio andarono sul campo e dissero ai vignaioli assassini: "Non meritate più di avere questo campo. Noi siamo gli eredi del figlio, perché noi siamo gli amici del figlio." E si fecero spazio all'interno del campo e il campo finì diviso in due. Da una parte c'erano rimasti i vignaioli assassini del figlio, dall'altra parte gli amici del figlio che, pensando che figlio e padre erano la stessa cosa e che quindi essendo stato ucciso il figlio, praticamente era stato ucciso anche il padre e che quindi gli eredi erano loro, entrarono con la prepotenza nel campo e se ne presero un 50%. La cosa fu fatta conoscere al padrone, il quale disse: "Ma come? Io non sono ancora morto." E questi si dividono
già la mia eredità, come se io fossi morto, perché ho mandato mio figlio, carne della mia stessa carne, e loro hanno pensato che, essendo carne della stessa carne, morendo il figlio, morisse anche il padre. No, il padre è vivo e ancora non è andato lì. Perché questi si impossessano del campo? E allora prese un altro messaggero e con la forza delle armi andò nel campo. Il leader di questo che entrò prepotentemente nel campo si chiamava Maometto, il quale cercò di far capire che il padrone c'era ancora e che comandava il padrone. Non comandavano i figli pensando che il padrone fosse morto. No, il padrone c'era ancora e il padrone comandava ancora. E con la forza delle armi vincenti di Mohammed, ecco che quel campo rimase diviso in tre. Da una parte erano restati i contadini vignaioli assassini, dall'altra parte gli amici del figlio e dall'altra parte gli amici del padre. Il padre venne a saperlo e a un certo punto disse: è arrivato proprio il momento che io entri e affermi la mia autorità, perché fino adesso io mi sono sempre affidato agli altri. Ma chi vuole essere ascoltato vada, se non vuole essere ascoltato mandi. E così il padre si presentò. In che modo? Con le armi? No, si presentò con la verità, dicendo: eccovi la verità, il padrone sono io. Nessuno lo volle riconoscere, nessuno. E presentatosi in modo sprovvisto di ogni cosa, il figlio era andato con la forza dei miracoli, il padre andò ancora più disarmato del figlio, soltanto con la sua parola: sono io il padrone. Ma poiché non aveva più la forza delle armi, perché la forza delle armi se l'erano presa quella parte che si era espressa con Maometto, la mitezza del figlio se l'erano presa quegli altri che erano gli amici del figlio, e i fautori della legge che se un figlio moriva il terreno andava a loro, eccetera eccetera, erano, e a questo punto tutti e tre avrebbero scartato questa pietra. Tutti e tre, gli ebrei, i cristiani e i musulmani, l'avrebbero scartata tutti e tre. Ed ecco che mi ricollego nuovamente alla parola di Gesù, che, udita una risposta da parte dei suoi discepoli alla sua domanda cosa farà il padrone, e udita la risposta toglierà il terreno agli uni e lo darà agli altri, aveva solo risposto: avete udito quella frase, la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo? Ecco, quali sono i costruttori? Sono tre: gli ebrei, i cristiani e i musulmani. Il padrone è super partes, non parteggia né per l'uno né per l'altro né per l'altro, perché sono tutti suoi figli, tutti, anche se il suo figlio primogenito e unigenito è chi è a lui il più caro di tutti.
ma è un padrone grandioso che non ha dei dipendenti, ha dei figli e sono tutti i suoi figli. E allora cosa cerca di fare nei confronti dei vignaioli assassini, tutti e tre? Perché i primi avrebbero ucciso il figlio, i cristiani avrebbero mortificato tre volte il padre del figlio, tre volte, con tre papi, costringendolo a una condanna a morte per incuria, proprio quando la raccomandazione data da Dio a Pietro era stata questa: se mi ami, pasci le mie pecore. E il padrone si presentò come una pecorella smarrita ai cristiani che avevano avuto la delega di pascere le pecorelle, e gli chiusero le porte del Vaticano. Muori pure tu. Tre condanne a morte nel 99, nel 2005 e nel 2013. Ecco, finita così questa storia legata alla parte di Cristo, quella che è in atto adesso è quella che sta per accadere in questo ultimo anno, che il padrone sia realmente ucciso come è stato realmente ucciso il figlio dagli ebrei. In mezzo gli unici che non uccidono il padre sono gli amici del figlio, i cristiani, ma non l'hanno ucciso semplicemente perché Dio non ha voluto che fosse ucciso, perché il padre che si è consegnato al Pietro mettendogli nelle mani la sua vita si è sentito dire di fatto: muori pure, per te non c'è posto. Ecco, che cosa fa il padrone? Scaccia via tutti? No, il terreno è loro, il campo è loro, ma devono fondersi in un unico modo giusto di rapportarsi con il padre. E quindi il maestro della sintesi è chi opera la sintesi giusta tra gli uni, gli altri e gli altri. Non dice: è vero solo il cattolicesimo o il cristianesimo. Ebrei e voi dell'Islam, abbassate la testa, perché farebbe una scelta all'interno di tutto il suo disegno, facendo chiaramente l'ammissione che una parte del suo disegno non andava bene. Invece tutto il disegno va bene, tutto, ma con opportune salvaguardie, a partire da opportune valutazioni. E quindi il maestro è venuto proprio a fare opera di sintesi. L'opera di sintesi sta nel trovare tutto ciò che è giusto all'interno di tutto quello che è diviso, affinché sia unificato. Il padrone è venuto a mettere in atto quella reale preghiera fatta da Gesù al Padre: Padre, fa che siano tutti una cosa sola, come io e te lo siamo, che siano tutti uniti in te e in me. E questa è l'opera del padrone, questo è il suo operare, non certo l'operare una selezione all'interno del tutto. Vediamo un po' se ho risposto esattamente alla domanda. La domanda era, dunque, se in questo mondo, che è tesi reale mortale, ecco, in questo mondo, si è presentato il maestro della sintesi, la sua opera e la sua dottrina, che benefici porta? Il beneficio di far conoscere il progetto, che si è all'interno di un progetto, che tutto è messo in atto dall'uomo, dalla sua grande fantasia, ma non in un modo che sembra proprio conseguente alla volontà umana.
La volontà fattiva umana deve raccordarsi con il disegno. Se il disegno lo permette, l'uomo può. Anche se nel disegno sembra esservi una strategia affinché le cose possano essere possibili. Cerco di chiarire. Io voglio andare dall'altra parte del fiume e c'è il fiume che me lo impedisce e io non posso perché non so nuotare, le acque sono troppo turbolente. Allora sembra che io sia bloccato, ma io posso scegliere e percorrere tutto il fiume finché trovo un ponte. Dove c'è il ponte, questo divieto di attraversare il fiume non c'è. E allora io posso attraversare il fiume. Dunque, sono io che posso scegliere le condizioni che mi impediscano o no il raggiungimento di un fine. Se al momento opportuno una cosa mi è impedita, io posso scegliere di mettermi in condizione di potere, scegliendo io quale sia il mio futuro. Cercare di attraversare a nuoto il fiume o seguire la sponda del fiume finché trovo un ponte. Perché, per quello che ho detto, una cosa è consentita quando manca quell'altra. E voi mi dite, sì, però è l'uomo che sceglie in modo da non avere avversioni. Perché se c'ha il fiume che non può attraversare e cammina fino a che c'è il ponte e sul ponte può camminare, ecco che è lo stesso uomo che sceglie di mettersi in condizione di. Il padrone del disegno a questo punto è costretto a entrare nell'ingranaggio di come è fatto il disegno, perché il disegno non impone niente di fatto, niente. Perché il fare di uno zero un uno, e quindi sembra che al posto di zero c'è e si afferma un uno, è semplicemente un uno che viene dopo e si mette al posto dello zero, ma restano sempre tutte e due queste due fasi, uno e zero. Non è uno zero che diventa un uno. Togli di mezzo lo zero e metti l'uno, ma hai scelto o ci sei andato a finire addosso? Non lo hai fatto tu quell'uno che c'era lì, al massimo lo hai scelto come percorso, ma questa scelta di percorso che ti sembra poi ti possa permettere di essere qui e di finire qui, il passaggio del tuo essere da una parte all'altra non lo fai certo tu. Il tempo che sposta il tuo presente da 0 a 1 non è opera tua. Il divenire non c'è. Il divenire è un progetto che sembra fatto in modo diveniristico, ma nulla mai diviene. E se i numeri crescono unitariamente di 0, 1, 2, 3, 4, 5, è perché c'è uno 0, poi c'è un 2, poi c'è un 3, un 4, un 5. E l'uomo vede prima l'uno, poi l'altro, poi l'altro, poi l'altro, e ha l'impressione che questo 0 si accresca. Non è così. E quando questo maestro viene a dire come sono le cose, ciò toglie e taglia la testa al cosiddetto toro. E l'uomo deve capire che egli non è un creatore che da zero lo trasforma in uno. Ecco l'insegnamento. È la dottrina di un togliere dal modo presuntuoso dell'uomo di considerarsi il creatore della sua vita questa condizione. Perché l'aspetto decisionale e quello attuativo fanno parte sempre dello stesso Dio. Noi come attuatori siamo lo stesso Dio che unico decide.
Non possiamo essere divisi in noi stessi semplicemente perché il ruolo è diverso. Se il ruolo dell'attuatore è diverso dal ruolo di chi decide, ma sono ruoli che toccano sempre la stessa persona, non ci può essere una divisione intima tra padre e figlio. E quando arriva Satana a dire che tu sei schiavo di Dio, ti imbroglia, ti mentisce, perché in effetti tu e Dio siete una cosa sola. Il livello decisionale lasciato a uno e il livello esecutivo condotto da ciascuno nel suo contesto preciso. In questo modo si opera ordinatamente, come un unico che decide e miliardi di singoli che operano in perfetta comunione di intenti con il Creatore. Satana distingue l'uno dall'altro. Il Maestro ti dirà che questa distinzione non esiste. E quindi quale fine persegue? Quello anche di togliere Dio dalla croce assunta nell'uomo, il quale uomo, credendosi uomo, nei confronti di Dio assume due atteggiamenti contrapposti. Arriva perfino a dire non esisti, oppure a dire io faccio quello che voglio, oppure a celebrarlo come una divinità, scaraventando fuori dalla sua condizione quella divinità che invece gli appartiene. In tutti questi casi c'è ingiustizia dell'uomo nei confronti della sua anima, una vera e propria ingiustizia, e Dio, nel maestro della sintesi, è venuto a togliere di mezzo questa distinzione che separa un aspetto progettuale dal progettista all'esecutore. Perché quando c'è un progettista che è direttore dei lavori, non può avere delle forze operaie che fanno quello che credono e non seguono le disposizioni che vengono dall'alto. Non ci può essere questa cosa qui. E oggi c'è, perché l'uomo si è sentito diverso e autorizzato. Per quel libero arbitrio che i cristiani hanno creduto di aver avuto, di fare a loro responsabilità, per cui si sono permessi di essere superiori al Maestro. Gesù Cristo non ha fatto certe cose, le fanno loro, perché hanno avuto la delega di fare. Lui non l'ha fatto perché dovevamo farlo noi. E questa è una cosa assolutamente che non va corretta dall'Islam. Ma l'Islam a sua volta cade nello stesso errore, perché distingue i due livelli del servo e del comandante, e questa distinzione non ci deve essere, perché deve valere proprio quello che ha detto Gesù, che siano una cosa sola. Ecco, il beneficio: l'uomo finalmente avrà recuperato il suo valore, la sua verità. Quale aspetto della vita tratta in particolare modo? La verità. La verità è quella che manca finora. La scienza è riuscita a entrare nel dettaglio dell'ingranaggio che sembra regolare il mondo, ma le verità fondamentali, chi sono, da dove vengo, dove vado, ossia quelle che sono più importanti per la vita, non è stata in grado di esprimerle. Questo è il compito del maestro: indicare come è costruito il disegno e non entrare nel dettaglio del disegno per dire dovete scegliere così anziché cosà. Chi vi indica ciò è Gesù Cristo, il quale ha avuto il compito, messo dentro il disegno, di esprimere nel disegno quale fosse il valore da seguire. Il padre di Gesù, che arriva a sintetizzare, valuta bene tutto il disegno e
vi fa capire perché debba esistere il male e il bene, ma in una ottica in cui tutto è riportato a zero. Tutto è sia nel senso del fare, sia nel senso del disfare, perché Dio è un valore assoluto che se mette in atto una vita fatta, mette in atto anche la stessa vita disfatta. La somma è zero. E Dio, in questo mondo reale, costruito per numeri, ha scelto per sé il numero non numero, quel numero che non rappresenta nessuna unità reale. E quindi, vedete, Dio preserva la sua assolutezza, perché venuto come il maestro in questo contesto, non si è macchiato delle caratteristiche che esistono in questo disegno dicendo questa vale e questa no. È venuto a dare valore a tutto il disegno, facendo capire che è un disegno assolutamente perfetto, e lo ha dimostrato. Che esso sia idealmente valido, lo potete osservare e non potete concludere che non lo sia. La sola cosa che potreste dire, sì, starebbe insieme questo progetto, ma esiste? Ecco, questo è lasciato a voi. Ma che questa ipotesi, sintesi, sia fatta, ecco, questa è l'opera del Padre. E quando io vi ho detto che dentro di me è venuto il Padre, chi ha creato il tutto e ha mandato Gesù Cristo, il Figlio, ad essere la luce del mondo creato, io non vi ho raccontato una bugia, perché è il Padre che sta parlando in me, avendo assunto questo personaggio, cui aveva dato tanti indizi di validità da essere scritto e descritto in tutti i modi nella Bibbia come il gemello di Gesù.